Ribuongiorno a tutti amici del web, benvenuti e ben ritrovati in questo nuovo video. Ora, sempre qui in Sardegna, faremo il terzo home tour. Se non avete ancora visto gli altri due, correte a vederli sul nostro canale. Anche questa casa, come il secondo home tour che vi ho fatto vedere, non è mia, ma ho aiutato la proprietaria ad arredarla, a scegliere le piastrelle, eccetera eccetera. Non vedrete Vittorio assieme a me perché il tempo è un pochino brutto, quindi sta facendo un po' di nanna assieme alla nonna. Siete pronti per il terzo home tour? Venite con me! Ho appena scoperto che qui, oltre alle chiavi, la serratura è a combinazione. Penso che inserendo la combinazione corretta, che io non so quale sia, la porta si apra. Allora, eccoci anche in questa casa. Abbiamo la cucina con un abbinamento di questo colore chiaro e il bordeaux, il tavolo, anche questo allungabile. Qui c'è un po' di casino perché anche questa casa rimane chiusa in inverno. Quindi è stato portato dentro il tavolo, il divano bianco, il barbecue, qui c'è un terrazzino, poi l'arco che avete visto nell'home tour di casa mia, l'idea è stata presa da questa casa. Abbiamo, in questa casa ci sono 3 camere e un bagno. Iniziamo dalla prima camera, letto matrimoniale, lo specchio e l'armadio. Poi un po' spoglia, secondo me, questa camera. Ci starebbe un bel quadro dietro al letto, parere mio. Poi seconda camera, anche qui un po' spoglia secondo me, letto matrimoniale. Ok, passiamo alla cameretta con i lettini singoli. Avrete capito che il mio colore preferito è il fucsia, quindi sì, il colore di questa camera l'ho scelto io, anche se ricordo che non è casa mia. Cameretta, mamma, niente, ci sono pecore, vabbè. Ok, ora passiamo al bagno con la doccia, la lavatrice, lo specchio ed eccoci qua. Qui c'è un appendi, penso fosse un appendiabiti, è anche rotto. Ah, ecco, i lampadari qui sono uguali a quelli che ci sono a casa mia. Ho rubato io l'idea di prenderli uguali. Eccoci qua. Voglio soffermarmi su questo quadro che non ha nulla di particolare, ma se non ricordo male era dei miei nonni. Questi quadri poi sono fatti con le lattine di Coca-Cola. Qua c'è anche la Sardegna disegnata per stare in tema. Non vi ho detto che manca la lavastoviglie. Qui non c'è la lavastoviglie. E anche qua, frigorifero e freezer tutti vuoti. Questo divano è pazzesco, a me piace un sacco, anche se è bianco è facile da pulire, comodo, bello. Ecco le nostre amiche di prima, tutte lì insieme,
Mamma mia, quella struttura lì non so cosa sia, ma fa paura. Aiuto. Sembra un qualcosa di abbandonato. Già che ci siamo, vi faccio vedere direttamente anche il balcone. Non riesco a parlare. Questo è il cielo di oggi. Stamattina faceva super caldo, poi è arrivato il freddo, adesso si sta bene, vabbè. Niente. Il cielo bruttissimo, fa tutt'uno col mare. Comunque lì c'è il mare. Quando il cielo è limpido e il mare è azzurro azzurro, si vede bene. E questo è il cortiletto visto dall'alto, sempre fatto con le stesse pietre dell'altro home tour. Vi ricordo, se non avete visto gli altri home tour, di correre a vederli sul nostro canale. E qui fuori abbiamo questo specchio, non è uno specchio, è un vetro lavorato. E sta facendo sto. Anche qua, come a casa mia, il vetro dal fuori riflette e non si vede l'interno. È arrivato anche il Vittorio! Ti sei svegliato? Che cosa ne dici di questa casa? È bellissima, carinissima. Ma ti piace più questa, Vitto, o la nostra? Amore. La nostra casa è dietro di là. È la nostra macchina dietro di là. È la tutto. Vento a parte, ecco il mare della nostra costa. Quarto e ultimo home tour da fare qui in Sardegna, ma lo faremo assieme a luglio, agosto. Se questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, iscrivetevi al nostro canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!